Anche tu, Cocò, mira direttamente al cuore, mi raccomando. Buongiorno, cari amici. Con la pistola? No, ma no, con i sentimenti. Che pistola, pistola. Buongiorno a che tutti. Che poi pistola sarebbe anche un termine... Uè, pistola! Pistola, è bellissimo. No, quella è un'altra cosa. In genovese è un'altra cosa. Va bene, ok, lasciamo scusate. Stare, stavo dicendo come milanese. Inizio non c'è male. Buongiorno, benvenuti. Ah, vado liscio. Vedi che appena ho detto, dai, entriamo tutti e due insieme, è già combinata una delle sue. 393-8489-561, il numero per mettervi in contatto con questi due desaparecidos, questi due desperados, ma domani sera vi aspettiamo dove? Dove? Sì, alla Corte dei Landi, a Cadè. Mi raccomando, siamo mi lì raccomando. Per voi. Dai, partiamo subito così, guarda. Dai, slide. Sì, subito la slide, a te cara, leggi. Allora ragazzi, vi aspettiamo all'azienda agricola Corte dei Landi che si trova a Cadè, via Castello 35, per un fantastico giro pizza che parte dalle ore 19, però alle 18 ci sarà già la già nostra musica. Già musica, go! Esatto, poi inclusa birra artigianale a persona oppure una bottiglia di vino ogni due persone, incluso anche dolci, acqua e caffè, il prezzo solamente 25 euro, con la magica compagnia e musica di Nicola Marchese, Maio e Monica. Non perdetevi questa occasione. Molto bene, le 3M, ecco, Marchese, Monica e Maio. Il numero, Nicola, per la prenotazione. Ah sì, eccolo qua, che lo vado a leggere, 39 48 49 498. Esatto. Molto bene, telefonata in diretta, proviamo, dai. Pronto, buongiorno, con chi parlo? Parli con Editta, non ti sei dimenticato, è il compleanno di oggi. Hai ragione, devo andare a prendere il messaggio che hai mandato martedì, però spero di riuscire a trovarlo, farò auguri, il possibile, auguri, vai tranquilla. Auguri. Ciao Editta, non ti preoccupare, farò tutto nelle mie possibilità, non ti preoccupare. Isabella, che ho più gli anni. Ho visto anche i messaggi, hai fatto bene a dirmelo. Me l'avevi detto, ricordo. Esatto. Brava. Un bacione, cara. Ciao carissima. Ciao. Pronto, con chi parlo? Non è più pronto, non parlo più e siamo al posto così, andiamo in musica, cara Cocò, anche se la partenza di quest'oggi è stata molto particolare, ma se non ci fossi tu. È vero, lo dico sempre anch'io. Bisognerebbe inventarti. Beh, lì andiamo con la canzone, va. Come lì, se bella sta canzone, proprio bella. Stiamo dicendo i modi di dire. Un attimo solo che c'è una chiamata. Pronto! Pronto, Leon. Boom. Con chi parla? Volevo dire una cosa, sono una signora Così Fiume. Di dove? Di Santa Maria Codifiume. Ma c'ero venuto a suonare all'Arlecchino io, è vero. Davvero? La Cocò, è lei che trasmette, non mi ricordo come si chiama bene. Chi è? Si chiama Monica. Monica, sì. È quello che trasmette con Stiamo Clemente. Sono un po' me che sono Nicola. Ecco, sta parlando con noi in diretta, signora. Siamo noi. Mi scusi, è perché io sono vecchia. Ma non c'è problema. Ma figuriamoci. Dica. Sai cosa le volevo dire? Che siete due che quando cantate insieme, sì, siete fini e bravissimi. Oh, mi stavo preoccupando, sembrava che ci volesse mandare a quel paese, signora. Hai capito? No, assolutamente. Perché la mia razza sono tutti suonatori. Da. È un po' se ne intende, ovvio, grazie. C'ho una nipote che ha cantato fino all'anno scorso, che è bravissima, ha vinto i campionati italiani verso Venezia. Che bello, ma signora come si chiama lei? Io mi chiamo Anna. Anna da Codifiume. Dai, bene. Codifiume. E pensi che nel 2009-2010... Mi piacete tanto, ma veramente. Grazie di cuore. E allora guardi, allora guardi. Che viene dal cuore. Anna, le scrivo una canzone in due, che così almeno gliela cantiamo insieme. Dai. Oh, va bene. Bravi. Un bacione. Sai cosa le dico? Quando la Cocò canta quella canzone in inglese, vero? The best. Quella la canta divinamente. Ma grazie.
basta complimenti, se no diventi amorosi. Mi sciolgo. Va bene, Anna, la saluto. Grazie, Anna. Salve. Perché ha fatto bene. Io, mio marito tutti i giorni. Grazie, come continui. Si chiama il marito? Ma è codice fiscale pure, moglie. Mario e Anna, vi abbracciamo forte forte. Grazie. La saluto, arrivederci. Queste belle parole. Salve. Mi salve. Scusi, Ma no, ha fatto bene, ha fatto bene. Dovrebbero. Però glielo volevo dire. Grazie, ciao Anna. Un bacio, Anna, ciao. Ciao, ciao, ciao. Andiamo avanti. Ce ne fossero di telefonate così, altro che chiedere scusa. Sono diventato rosso, sono diventato rosso. Davvero. Fermi tutti, fermi lì, perché ho trovato il messaggio che mi ha mandato lunedì, me l'ha mandato le ditta. No, secondo voi. Ah, per il compleanno. Esatto, esatto. Eccolo qua. Buongiorno. Facciamo finta che avesse scritto Nicola, perché c'era scritto Luca comunque. Volevo prenotarmi per venerdì 7 maggio per fare gli auguri di buon compleanno ad Aldo Bonacchi, papà di Isabella Bonacchi, la pupattola. La pupattola, sì. Non la pupazzola, la pupattola. Le fanno tanti auguri e ditta mamma Nina, Ines e tutto il fans club di Bagnolo in Piano. Ah, ma c'è anche l'Ines nel fans club. Ci uniamo anche noi. Volevo richiedere se era possibile per le, no, per le 11.30, no, secondo me c'è qualcosa che non va. No, comunque va bene, non c'è problema. Una canzone del mitico Davide Montali, L'amore che viene e che va. Ma io avevo preparato un'altra canzone. Avevo preparato Non mi dire, perché c'era in mezzo anche la pupattola. Però, si è richiesto questa, andiamo. Andiamo a mettere l'amore che viene, che va, donde stas? Auguroni, allora. Quella, l'amore, ma mi sa che no, eccola qua. Ci uniamo anche noi a tutta la compagnia. Esatto, ok, non tirare fuori altre domande, altre parole, per piacere, perché l'hai detto con uno. Ci sono tanti modi di dire, con un accento romagnolo che ci stava bene qualcosa. Ritorniamo al bolognese. Andiamo con l'amore che viene, che va. Tanti auguri, caro Aldo Bonacchi. Aldo. Ok, però io sono Nicola e la trasmissione è alle ore 13. Okay. Bye tutto, bye. Va tutto bene. L'amore che viene, che va. Sono tutte belle le canzoni di Davide. Comunque dobbiamo ancora rinnovare gli auguri all'amico che io non conosco, però Aldo. Essendo che conosco sia Isabella che Davide, conosco anche il papà. Via, per via traversa. Pronto? Con chi parlo? Pronto? Franco! Ehi, Medesano, mi sente? Sì, ti sento! Ciao Franco. Caro, l'altro giorno ha telefonato l'ex presidente del Circolo Tre Torri, che è presidente ad onorem, il grande Giovanni. Sì, ma non si è più visto lì a Medesano. Beh, ma se sono tutti chiusi in casa, c'è poco da fare. Adesso quando riapre, questa domenica aprono con la torta fritta, bisogna che li vai a trovare. Tutti a mangiare la torta fritta. Sabato. Dimmi, caro. Ascolta, volevo dire, sì, tutti i complimenti che ha fatto la signora Anna, io che devo dire adesso? Io è tanto che vi dico che siete bravi. È vero, comunque, grazie. Non vorrei più parlare di tecnica oggi. Addirittura. Prego, professor Franco, prego. Canali secondari, ora si vedono, ora non si vedono. Lo so. Si vede e poi dopo un attimo segnale debole. Dobbiamo portare pazienza fino a settembre, fin quando non c'è non sarà finito il cambiamento. Da dove trasmette questo? Da dove prende? Da Bologna. Ah, da Bologna. Esatto, ma forse devi uscire fuori sul... Fulvia e Ivana si vedono sempre meglio. Ecco, ce l'hanno con me. Che vuoi dire? Perché prima c'era Fulvia, no? Che è passata sul tuo qui. Sì. Però che prima si vedeva, non si vedeva. Certo, ma abbiamo un po', soprattutto nella zona parmigiana, abbiamo qualche problemino che ogni tanto viene comunque sistemato. Esatto, perché poi c'è chi lo vede. Ecco, adesso faremo mettere un ripetitore a Medesano, va bene? Ecco, bravo! Non dai, sarebbe raccogliamo male. Raccogliamo le firme. Comincia a piazzarlo da quelle parti. Va bene, Franco, che cosa vuoi ascoltare oggi? Ciao, caro! Ho sentito che mandi una canzone dove ci siete tutte e due. Ok, va bene, allora ti dedichiamo quella. Perfetto, okay? Dai! Perché è più breve. Certo!
Certo. Ah sì, Monica è lunga. Confidenziale, più amichevole. Va bene, ciao Franco, grazie. Bello, hai ragione. Ciao. Un bacione. Bacione per te. Fantastici. Beh, comunque ci fa piacere anche ricevere le segnalazioni, perché poi noi cerchiamo di intervenire come possiamo. Un po' di problemi. Allora, aspetta un attimo, questo non lo vedo, un attimo solo. Barbara, eccolo qua. Ciao bella gente, buon venerdì, a domani sperando ci sia meno vento. Sì, non l'ho messo. C'è il vento. Domani non è previsto vento, non è previsto vento assolutamente. Abbiamo un amico che ce l'ha detto, meteorologo. Esatto, ma adesso andiamo a far ascoltare questa bella canzone ad un uomo innamorato, l'amico Loredano di Bologna, che richiede questa canzone di Franco Bastelli, e noi lo accontentiamo. Perché è sempre bello essere innamorati. Esatto, no? Esatto. Voi siete innamorati? Fatecelo sapere dopo la canzone. E voilà, siamo rientrati. Aspetta, c'è una... Dai, sì. È arrivato un messaggio da un nostro amico calabrese. Lo vuoi leggere, per piacere? Ho detto, leggilo te, perché... No, non ho la pagina, io ce l'hai tu. Non lo capisco. Leggi. Mi sforza, scusate la pronuncia, perché... Scusa, vediamo che cosa salta fuori, caro Rocco. Scusa, Rocco, la metti un po' in difficoltà, però siccome hai imparato a cantare in napoletano, devi imparare anche a parlare in pizzitano. Monica, buona giornata in musica. Vedo i tuoi video, tutto mare nostro, speriamo in bene, causa vaccino, metà luglio. Via Pizzo, Monica, Tannacchi meglio, Nicola, una tua canzone. Voglio sentire. Oddio. Ciao, traduci per favore. Allora. Annacchi vuol dire. È vero. Muoviti. L'altra volta l'ho imparata. Hai capito questo? Sì, ma questo è l'amico Rocco, che abita in provincia di Novara, ma è di Pizzo Calabro come il sottoscritto. Ah, caro Rocco, noi ci andiamo prima, andiamo dal 25 giugno al 2 luglio a Nicotera, Beach Village, ma faremo una tappa anche a Pizzo Calabro, andiamo a mangiarci la nocciola imbottita. Dai, allora ti vogliamo conoscere. E il tartufo, che non è quello di Alba, ma è quello di Pizzo Gelato. Intanto c'è un altro messaggio. Aspetta un attimo, che devo leggere un messaggio di mio padre che mi sta riprendendo qua in diretta, perché questa settimana non sono andato a trovarlo. Allora, vabbè, hai ragione. Allora, il filone di pane, portamelo domani, che così lo mangio, capito? E mannacco. Dai, leggimi. Che messaggio c'è? Allora, Giovanni Civera che dice: ciao, un salutone, vorrei ascoltare Roma mia di Elena Camarone. Un saluto a te, Coco. Buona giornata. Fervono i preparativi per il passaggio di domenica del Giro d'Italia. In Piemonte. È vero, hai ragione. Esatto. Poi c'è Dora che dice: buongiorno Nicola e Monica, sono arrivata adesso causa parrucchiere. Buona giornata a tutti. Ma infatti ho visto che hai messo su una bella chioma, cara Dora. Domani sarai in nostra compagnia in quella della Corte dei Landi, così. Sei fatta bella. Speriamo che non ci, come diceva Barbara, non ci sia davvero il vento, perché sennò gli porta via tutto. No, speriamo di no, perché gli sposta tutta la capigliatura della No. Ciao non Nicola, ciao Cocò, che belli vedervi sempre così allegri, mi fate ascoltare The Best, grazie Silvana. Vediamo come riusciamo, intanto mettiamo la canzone insieme così accontentiamo diversi fans, e poi ci sono tante richieste, non lo so se ancora riusciamo ad accontentarle tutti. Anche oggi Paolo non ha fatto in tempo a salutarvi, vi saluto io ora. Ciao grande Nicola, un bacione a Cocò da parte di Bruno Cenci. Grazie. Bene, Bruno, andiamo in musica, aspetta che c'è una chiamata. Pronto? 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 Che casino che ti ho fatto? Sono le dita. No, che casino hai fatto? È ditta, no? Editta! Dimmi, cara! Fare a mio figlio, allora, Non c'è problema, ma tanto era per me il messaggio, vai tranquilla. Sì, tranquilla. Sei stato bravissimo. Ciao, cara, grazie. Ciao. Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? Giovanni da Montescudo. Da Montescudo. Ciao, Giovanni. Provincia di? Forlì. Di Forlì Cesena. Dimmi, caro. Ascolta. Sì. No, volevo dire che sono fantastici sia Nicola che Monica.
simbolica. Ok, glielo dirò. Ha fatto la canzone sabato che è stata... Dopo c'è stata la trasmissione che si è bloccata. Lo so, abbiamo avuto un piccolo problema col file. Lo so, lo so. Lo so, si blocca ogni tanto, dai. Abbiamo qualche problemino. Io è un anno e mezzo che li seguo. Bene. Che bello! Lo guardo sì, sempre. Mi fa piacere, che caro. Carino, grazie. Grazie. È bello, fate bene, dai. Fate un bel allora, lavoro. La canzone che va in onda adesso è anche tua, va bene? Va bene. Ciao, grazie. Caro. Come dai. Ti chiami, però? Saluto, Giovanni. Sì. Tanto. Lei è fantastica, la Boris. Grazie, caro. Ciao, Giovanni. Okay. Ciao. Grazie Giovanni, ciao. Grazie. Ma quanti complimenti. Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Buongiorno Nicola, caro. Oh, Ines! Dopo Editta c'è anche Ines. Ciao cara, come stai? Io sono al telefono, non sto bene. No, ma ci mancherebbe, non voglio mica averti sulla coscienza, ci mancherebbe. La musa, la musa. Vedervi voi due siete meravigliosi. Bene, fa piacere, dai. Ti sei gustata la canzone di Davide o no? Sì. Bene. Sì. Allora ti dedico anche la prossima. È venuto in bar stamattina, me l'ha detto l'Editta. Bene. Capito, c'è tutto un giro. Dopo ti dedico anche alla prossima canzone, anche tua, musica e parole, va bene? Va bene, d'accordo. Grazie. Ciao, un bacione. Mua. Ciao, un bacione anche a te e poi anche a Cocò. Ciao, ok, tesoro. ciao. Due, ciao. Siete meravigliosi. Ciao, cara, ciao. Ma va a finire che ci crediamo veramente, vedi, sai ormai. Stamattina eravamo un po' così per il vento. Ma sì, mi fai arrabbiare, mi fai arrabbiare. E poi dopo hai questo, ogni volta mi fai arrabbiare. Questo sole che siete voi, con tutti i complimenti che ci fate, tutta la vostra... Posso andare con la musica adesso? Ma lasciami finire, vi vogliamo tanto bene, grazie per quello che fate per noi, grazie. Belin. Amici, vi presento la discografia completa dell'Orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. In viaggio con Nima ti porta in Calabria dal 25 giugno al 2 luglio presso il Nicotera Beach Village 4 Stelle. Quota di partecipazione 855 euro a persona, trattamento all inclusive. Volo da Linate a Reggio Calabria e trasferimenti inclusi. Tre serate in musica con Nicola Marchese e Monica. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza Reggio Emilia. Il telefono 0522 9020 54 oppure 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Tadini e Verza, storico negozio di alta moda maschile a Modena, ti offre da sempre qualità, professionalità ed eleganza. Tadini e Verza, dal 1880, il piacere di vestire italiano. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Un grazie di cuore agli amici e collaboratori di ieri, oggi e domani. 40 anni e sembra ieri. www.novalis.it. Ma cosa vi siete mangiati oggi? 3.000 telefonate, 3.000 messaggi. Ma è Pasqua! Ma avete mangiato l'anduia? No, la mangeremo l'anduia in Calabria, mi raccomando, prenotatevi perché ci sono ancora delle camere disponibili, però occhio, perché se tardate
dopo rimanete senza. Esatto. Ok? Posso ringraziare Maristella che ci fa anche lei tanti complimenti. E poi ha telefonato Nadia di Parma. Nadia, che lo sai che quando facciamo musiche parole, te l'ho promesso, è sempre per te. Per te e tutto l'entourage della parrocchia dello Spirito Santo di Parma. Amen. Un bacio. Un bacione, Nadia! Perché non lo sapete, ragazzi, ma dietro questo fior fiore di ciuffi, si nasconde anche una cantante di coro della chiesa! Certo, è iniziato lì. Ed è stato lì che io l'ho... E sono lì ancora, tutti dai, davvero, c'è ancora. Alle 9:30 animiamo la messa delle 9:30. Hai capito, alle 9:30. Allora, se volete incontrarla anche la domenica, tutti alla parrocchia. Con Rosanna, Fabrizio, Tore... Li saluto tutti! A me piaceva tanto una canzone quando cantavo anch'io in chiesa, eh? Io e mio padre cantavamo insieme, poi dopo io ho abbandonato perché ero troppo peccatore. No, scherzo! Perché mi piaceva tanto. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto. Sì, adesso sono un po' cambiate. Beh, ok, cosa fate? Musica rock? Moderne. Tipo? No, ci sono delle canzoni bellissime di chiesa. Tipo? Ragazzi. Tipo? Adesso cioè, te le devo cantare, ma c'è Gen Verde. Gen Rosso, sono dei gruppi proprio che vanno in giro in tournée e portano proprio sono curioso. L'anima rock, però con parole di vabbè messaggio. Domenica, visto che la festa della mamma, dovrò venire a Parma, farò un salto alle 9:30 di mattina. Alle 9:30 passa di lì che ci siamo tutti, è vero ragazzi? Tutti posso tutti. Portare il cane? No, non si può, il cane meglio di no, stare fuori, ci sono gli altoparlanti. Benedivo anche il cane. Ciao, scusa, volevo aggiungere che almeno voi non siete mai incavolati, Nadia Silvana, non posso leggere come chi fa altre trasmissioni. Perdonatemi per la parolaccia, no, ma tranquilla, non è detto, ragazzi. Bisogna vedere anche come si sveglia stamattina. Se voi ci foste stati stamattina quando la Coco è arrivata in studio, non ero mica tanto così brillante. Eh beh, un po' di pensieri nella vita ci sono, ragazzi. Poi dopo, insomma, è vero, però, si cerca di chiacchierare, di vederla nel diciamo lato positivo. Sempre così, no? Allora, c'è sempre nella vita un motivo per cui essere grati, per ringraziare. Allora, concentriamoci sul motivo positivo, no? Non guardiamo le cose che vanno male, guardiamo le cose che ci vanno bene nella vita, qualcosa ci sarà. Ecco, questo è il messaggio che... Ma scusa, la predica non la fa il prete? Questo è il messaggio che... Ma no, è un messaggio semplice che vogliamo dare. È giusto così. È per quello, no? Io la trasformo in musica. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. E niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Esatto. È giusto. Andiamo con Roma Mia, va che meglio. Arriva Giovanni Civera dal Piemonte. E al Piemonte come si dice quella parola là che in genovese non ci lo so, pensiamo. Lasciamo perdere. Oh, streghetta che beatosa che era in la canzone, che è molto bella, la canzone. Sì, ti ricordi quando c'è stato quel casotto con tutta la tosa. Ciao Nicola e Monica, vi auguriamo un buon weekend, ci vediamo al prossimo appuntamento alla tenuta Santa Teresa, Antonio Albano di Parma. Dai, speriamo vada in porto per sabato 15, caro Antonio, tra l'altro è il mio compleanno, stiamo aspettando la risposta, così dai, vedremo. Qualcosa bisogna fare. Vediamo, ma sai, di questo periodo, ragazzi, sono impegnati con cresime e comunioni. Sono tornati gli eventi. Già riusciamo a organizzare qualcosa, è già tanto. È già tanto. Possiamo ritenerci fortunati. Poi c'era un messaggio da parte del nostro Riccardo. Eccolo qua, siete unici, ragazzi. A domani, spero senza vento. Sì, perché sennò andiamo a Cortina d'Ampezzo un'altra volta, caro Riccardo e cara Roberta. O Cortina d'Ampezzo oppure Madonna di Campiglio. Tutti bacucati, con la scuffia in testa. Vi abbracciamo forte. Beh, comunque dobbiamo ringraziarvi tutti. Tutti perché sono stati lì seduti con tanto di vento. Che poi non è che ci si scalda perché non ballavano. Non ballavano, in più c'era anche freddo. E quindi stare fermi col freddo, grazie veramente. Andiamo in paradiso. No, cioè detta così no. Io non ci voglio andare ancora per un bel po'. A parte che non, al massimo il purgatorio, secondo me. Se ci va bene, all'inferno. No, scherziamo. Io c'ho la mia amica Nadia lì. Ecco, esatto. Pregate per noi, cari amici, pregate per noi. Paradiso, eccolo qua, un bel valzer suonato da Fiorenzo Tassinari per Daniela di Cesena. Eccolo qua, tutto per te dallo zio Jerry. Eccolo. E voilà, questa era. No, ma fai pure a fare tu col telefonino, fatti pure chiamare in diretta, no, non c'è problema. Una bella storia. Una bella storia. Grazie tante Nicola per questa musica.
Allegre Romagnola, molto bravo Tassinari, grazie ancora da Silvana, da Medicina, un saluto anche alla brava Cocò. Beh, non ha fatto niente. Perché... Stavo guarda, mi ero pure distratta. Era pure distratta, non lo so io. Grazie, ma... comunque a prescindere. Fermati lì che tra poco arriverà qualcosa che riguarda lei. Intanto vado ad accontentare l'amica Maura di San Martino, in provincia di Ferrara, che ha richiesto una canzone di Roberto Madonia. E... abbiamo scelto insieme Profeta non sarò, bella questa molto qua, bella, bella, sì. bella, veloce, veloce. Poi voglio salutare anche Bianca di San Mauro Pascoli, che aveva chiamato quando avevamo fatto la domanda se siete innamorati, ha detto che dobbiamo presentarle un amico. Sì, intanto dai. Ti facciamo compagnia noi. Dice che non esce di casa da tanto tempo. Allora bisogna venire fuori. Bisogna reagire, ecco, mi vedete, raccomando. Vedete dai. Cosa vuol dire la musica, le serate, le feste. Sì, ha causato questo blackout. E poi ci dicono che il nostro lavoro non è essenziale, ma che venisse qualcosa. Posso dirla brutta? Andiamo avanti. Profeta calma. Non sarò, ecco qua. Ma se fossi il profeta, li sterminerei tutti. Fai così, fai così. Eppure quel tunnel lì, io l'ho visto da qualche altra parte. Continuo a vedere nelle mie camminate, ragazzi. Vedo sempre dei tunnel con in fondo la luce. Ma sta luce arriverà prima o poi. Vedi, lui è uscito. Esatto. Guarda, sentite un po'. È arrivato su questo numero e voglio farvi sentire questo bel vocale. Eccolo qua, un attimo solo. Tac. Aspetta, Ciao ragazzi, siete fortissimi, vi ascoltiamo sempre. Oggi è il compleanno di un mio amico Evan. Se gli fate gli auguri sarebbe un piacere. Ciao, buon weekend. Ciao carissimo, però non mi hai detto neanche come ti chiami. Ciao, scrivi caro. Dai un messaggino così ti salutiamo. Auguri a Evan. Auguroni a Evan. Andiamo con questa canzone, ci salutiamo con The Best, la migliore. Sento pure il cane che sta cantando il cane. Visto che siamo i migliori, andiamo qua da mangiare il cane. Questa mattina ce l'aveva col folletto. Quando lui vede il folletto in piedi si mette a abbaiare al folletto, vabbè. Ciao a tutti, ciao, ci vediamo ragazzi. Domani con la nostra puntata del sabato, grazie Cocò, e l'appuntamento è domani sera dalle 18 in poi alla Corte dei Landi a Cadè di Reggio Emilia. Ciao, stessa ora, ciao. Stesso canale, stessa spiaggia, stesso mare. Bye bye.